Benvenuti alla seconda parte della lezione sulle ghost. Dopo aver fatto un po' di esercizi su appunto questa tecnica, andiamo a vedere come metterla in pratica creando un groove, un semplice groove. Quello che ho creato io è in Mi settima, d'accordo. E volevo farvi vedere e sentire la differenza tra fare un groove funky con e senza le ghost. Quindi lentamente, intanto vi dico da che note è composto il groove. Inizia con la tonica, due sedicesimi, pausa, un ottavo, quindi secondo, quarto, do, re, ru, sarebbe quinta. Si, Do diesis, Si, quinta, sesta, maggiore, quinta. Do, re, bo, pausa. Do, re, bo. Poi un'altra pausa sul battere del terzo movimento. Do, re, mi, do, be, slide dalla terza minore alla terza maggiore. Tonica, terza mi settima minore, tonica. Pausa. Seconda battuta, due sedicesimi nella stessa nota, pausa, questo è il primo quarto, frase un po' alla Jaco con settima minore, quinta, sesta maggiore, quinta. Piccolo fill sul secondo ottavo del terzo quarto, ho fatto uno slide sul re, quindi a settima minore, e l'ultimo quarto composto da quattro sedicesimi, sarebbe Sol diesis, quindi terza maggiore, tonica, settima minore, tonica. Riparte con la terza battuta. Stavolta parto da Mi, sulla nota grave, quindi primi 4 sedicesimi, pausa, nuovo sesta, quinta, pausa, do-re-u-di, un po' stesso discorso di prima, ma arrivo alla quarta di Mi. Quindi terza minore, terza maggiore, quarta. E poi faccio pausa. L'ultimo movimento della terza battuta è composto da due terzini e sedicesimi. Le note sono re, mi, quindi settima minore, tonica, terza minore, quarta, terza minore, settima minore, quindi diciamo la pentatonica minore di Mi. Se preferite legarlo. Ultima battuta, quindi ottava, terza maggiore, qui c'è questo intervallo di sesta minore discendente. Ottava, Mi, terza maggiore, settima minore, Re, pausa, quindi il secondo quarto inizia con la pausa, un Pa, Re, Ru, un Pa, Re, Ru, sarebbe quinta, sesta maggiore, quarta giusta, un Pu, Re, Ru. Questa volta vado sulla nona maggiore. E non so se vi conviene prenderla qui oppure fare questo. Questo fa diesis. Vedete voi come vi torna meglio.
seconda maggiore, terza minore, terza maggiore. L'ultimo quarto è dalla sesta ma maggiore, settima minore, tonica. Do do bi un. Pausa. Questo è groove, quindi senza le ghost. Ora lo faccio sentire inserendo le ghost. Questo può essere un ottimo esercizio per comporne le vostre. Partire dal semplice, quindi creare, diciamo, lo scheletro del groove e poi aggiungere le ghost, che sono, possono essere considerate un abbellimento a tutti gli effetti. Quindi la prima battuta diventa. Inserito due ghost sul secondo ottavo. Provate anche a cambiare, come dicevo nella lezione scorsa, la corda su cui fate le ghost, cambierà il suono. Seconda battuta. Terza battuta e l'ultima. Scusate. Questo è un piccolo, semplice esempio su come mettere in pratica le ghost, ma ovviamente si potrebbe anche. Le ghost non si usano solamente nel funky, ci mancherebbe, e le potete aggiungere a vostro piacimento, più o meno sempre, stando ovviamente attenti al contesto in cui siamo, e che a volte stanno meglio, a volte un po' meno, quello vedete voi. Ora vi faccio sentire, con la base, che potete scaricare insieme al PDF con tutti gli esercizi della prima parte, questo groove. Faccio sentire prima senza, poi con, poi di nuovo senza e poi con le ghost. E poi ci vediamo al prossimo video. Thank you.